Enrico Gandolfini è l'autore del libro Donna Carmela Pezzullo, uno strano testamento dove un erede che non sa di esserlo, un'eredità che appare inverosimile. Signore Enrico, ci parli Sì. un po' della sua vita e dei suoi hobby? Dunque, io sono un bancario in pensione dal 2007, ho trascorso tutta la mia vita lavorativa, l'ho trascorsa in banca, nei vari settori, ufficio legale, ufficio fidi, eccetera. Ecco, i miei hobby sono hobby che io ho sempre coltivato fin dalla tenera età, soprattutto la passione per la musica classica con attenzione al pianoforte, un altro hobby è il teatro e avevo insieme negli anni 70, insieme con altri amici, una compagnia teatrale nostra, diciamo amatoriale, e altri hobby poi sono appunto la scrittura, ecco. Un hobby che ho sempre avuto ma che ho praticato diciamo sul tardi, a partire dagli anni dal 2000 circa. Da dove ha tratto spunto per la scelta del titolo? Sì, dunque ho scelto il titolo, in realtà all'inizio il titolo era diverso e siccome il punto diciamo centrale che intorno al quale si organizza tutto il racconto è uno strano testamento, strano sia perché l'erede non sa di esserlo e quando sa di esserlo dice wow, non capisce il motivo, quindi l'originario titolo era centrato sul testamento ed era con beneficio di inventario. Questo era il titolo, con beneficio di inventario è una formula che si usa molto spesso nei testamenti, nelle eredità. Però poco a poco, andando avanti nella stesura, diciamo, del racconto, mi sono reso conto che invece il punto centrale era questa donna, Carmela Pezzullo, vedova Fiorito. E quindi ho intitolato il romanzo proprio così, Donna Carmela Pezzullo, vedova Fiorito. Quali sono i motivi che l'hanno spinto a scrivere questo libro? E dunque i motivi sono innanzitutto la voglia di raccontare una storia di vita, anzi direi una storia di vite, perché intorno a questa donna Carmela, intorno a questo testamento girano tante vite lungo 70 anni, 70 anni di storia dal 1935 fino voglia diciamo di narrare quindi queste situazioni esistenziali che ci sono sempre, anche se la storia di per sé è inventata, anche se una donna Carmela Pezzullo diciamo non è esistita nella realtà. In verità però quelle storie raccontate da qualche parte sono sicuramente accadute e una donna Carmela che magari si sarà chiamata Michela o Gabriella o qualche cosa sicuramente c'è stata. Perché diciamoci la verità, noi non possiamo raccontare che ciò che è già accaduto. Noi non inventiamo tutto ciò che noi inventiamo, da qualche parte è accaduto di sicuro. Ci racconta un aneddoto curioso legato al suo libro. Un aneddoto curioso potrebbe riguardare una volta, ecco sì, ma questo non è che sia tanto legato diciamo, al mio libro, un aneddoto che era avvenuto anni prima e che mi è venuto in mente solamente alla fine del libro, quindi alla fine della storia stessa. È un aneddoto che riguarda proprio diciamo, un testamento quando lavoravo all'ufficio legale, insomma, questo testamento che era molto atteso da parte dei eventuali eredi che invece di fronte alla lettura del testamento si sono trovati diciamo, abbastanza spiazzati e quindi tutta la venerazione che loro avevano per la loro cara zia che era deceduta nel giro di un attimo è sciolta e dico che non hanno dato improperi, ma insomma non era più la cara zia di prima. Ecco. Ci riassume in una frase cosa rappresenta per lei questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori. È una storia di amore, Sì. è una storia di un amore, ma un amore, che voglio dire,
non tradizionale, non diciamo normale. È la storia di come un amore può assumere diversi e variegati aspetti nella vita, ma che resta indubbiamente un amore. Donna Carmela Pezzullo di Enrico Gandolfini è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.